dal nostro corrispondente nel 1862. Roma, si è chiuso il primo censimento nazionale dopo la costituzione del Regno d'Italia. Il censimento era stato aperto il 31 dicembre del 1861. Passo ora la linea alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Cari amiche e amici, buon anno e buona Valassina. Nella notte tra il 31 dicembre del 1861 e il 1 gennaio del 62 si effettua il primo censimento nazionale. I cittadini sono registrati per sesso, età e stato civile. Gli italiani sono poco più di 22 milioni, ma in realtà sarebbero 26 se si contassero anche i non regnicoli, ovvero abitanti in terre non appartenenti al regno italico, quali Triveneto o quelli papalini. Il 51% sono maschi, l'età media è di 27 anni, pochissimi gli ultra settantenni e il 24% della popolazione ha meno di 10 anni. Il 78% della popolazione è analfabeta, con punte del 90% in Calabria. Per la nostra valle i risultati sono: Valassina più Onno un totale di 6.882 abitanti. Nei comuni la popolazione è la seguente: Asso 1.460, Barni 340, Caglio 526, Civenna 403, Lasnigo 484, Magreglio 252, Onno 474, Pagnano 521, Rezzago 338, Scarenna 154, Sormano ben 900, Valbrona 1346 e Visino 603. Come si vede, alcuni comuni sono aumentati, altri sono diminuiti dopo 150 anni. Dal nostro corrispondente nel 1760. Milano, è entrato in vigore il catasto geometrico particellare milanese. Dopo 42 anni si chiude il lungo lavoro iniziato nel 1718 con l'istituzione della giunta del censimento da parte dell'imperatore Carlo VI. Passo ora la linea alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. La parola catasto fa pensare a terreni e a case, ma da un buon catasto dipende anche una corretta tassazione e da questa la giustizia tributaria e uno sviluppo dell'economia. Tutto questo era vero anche nel 1700, ma almeno in Italia, solo nei territori sotto dominazione imperiale, è trovata la soluzione, generando un processo virtuoso che segna il passaggio da un'economia chiusa a una aperta, dal potere dei nobili e del clero a quello della borghesia emergente. I poveri, a ben vedere, ci persero sia nei diritti per la perdita dei terreni delle comuni che per la mancata redistribuzione dell'accumulo del capitale da parte di possidenti e imprenditori, come invece sarebbe dovuto accadere, ma non accadde, secondo le teorie propugnate da Adam Smith e dei suoi seguaci liberisti. Il catasto parte sì nel 1718, ma si conclude quasi oltre 40 anni dopo, nel 1760, dovendo superare le forti ostilità di nobili e clero che vedevano intaccati i loro privilegi economici, da una corretta conoscenza del territorio ed anche del fermo posto da avvenimenti internazionali. Dal 1721-24 parte la misurazione dei terreni. Si utilizza per la prima volta la tavoletta pretoriana, che consente rapidità e precisione nelle misure. Per evitare contenziosi sull'estensione effettiva degli appezzamenti, come misura standard a superficie delle varie particelle, fu usata e imposta la pertica milanese. Negli stessi anni parte la stima del valore capitale di ogni particella, indispensabile per stabilire il valore impositivo corretto e si raccolgono informazioni sul sistema fiscale delle singole comunità che lo Stato prima ignorava. La Giunta si orienta verso il criterio di eliminare abusi ed arbitri, pianificando tutti i cittadini di fronte allo Stato in materia fiscale e stabilendo una tassazione identica per tutti i terreni, proporzionale solo al loro valore imponibile e al reddito che producevano. Tutto questo comportava una riforma delle amministrazioni locali, con un accentramento dei poteri e superamento delle autonomie godute dalle oligarchie decurionali, composte da nobili. Inoltre si aggiunge l'esigenza di stabilire il peso della tassa personale, che dovevano pagare tutti gli uomini dai 14-18 anni sino ai 60-70, a prescindere dalla loro ricchezza, tenuta il più alta possibile per tenere basso il prelievo sui beni fondiari.
C'era inoltre molta densità tra comune e comune, in quanto si andava da una lira a 60 lire. Durissima l'opposizione dei possidenti, con migliaia di ricorsi presentati contro le stime effettuate dagli uomini della giunta, e chiusura assoluta del clero, che rifiutò persino la notifica dei beni, che, diceva, veniva a ledere l'immunità ecclesiastica. Ma non era vero. Il problema era di difficile soluzione. E tutto rimase sospeso anche a causa di eventi bellici che portarono i franco-piemontesi ad occupare il Ducato e delle vicende legate alla contestata successione di Maria Teresa d'Austria dal padre Carlo VI. La pace di Aquisgrana del 1748 consentì il ripartire dell'operazione censuaria. La spinta decisiva, grazie alla volontà del governo centrale austriaco, viene nel 1750 e alla direzione del giurista economista Pompeo Neri, che nello stesso anno pubblica uno studio dove evidenzia contraddizioni, disordini e ingiustizie del catasto spagnolo ancora vigente, a causa anche dell'operato delle magistrature controllate dal patriziato e, dice, all'arbitrio dispotico dello stesso nelle singole comunità. Come vedete, un discorso difficile, però importante, perché ha consentito alla Lombardia di decollare grazie alla volontà dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria.